Allora, rivediamo a richiesta il concetto di cardinalità e gli annessi e connessi. Abbiamo visto l'altra volta che anche se ho insiemi con elementi diversi, so che figure ho fatto l'altra volta, ma adesso mi vengono queste. Sono con colori diversi, non ho idea. Posso, in un caso simile a questo, costruire una relazione, o meglio una funzione biunivoca tra i due insiemi. Se invece ho insiemi di questo tipo, non posso farlo, perché qualunque relazione io costruisca tra gli insiemi che avete nella riga in basso, formato da questi due oggetti, questi tre oggetti, non posso trovare una funzione che sia biunivoca. C'è un motivo molto semplice per questo. Come avete detto voi, hanno un numero diverso di elementi, mentre i primi due insiemi hanno qualcosa che li accomuna, cioè quanti elementi appartengono all'insieme. Allora, dire che l'insieme, chiamiamolo questo A e questo B, hanno la stessa cardinalità, significa dire che tra di loro, tra A e B, posso costruire almeno una funzione biunivoca tra gli elementi di A e gli elementi di B. Questo non posso farlo in questo caso. Perché? Perché le cardinalità sono diverse. Che cos'è che accomuna questi due insiemi? Il fatto che contengono la stessa quantità di elementi. Quello che hanno in comune, ok, è il concetto intuitivo di quantità di elementi in un insieme. Ciò che li accomuna, ciò che accomuna tutti gli insiemi che hanno la stessa cardinalità, cioè tra i quali posso costruire una funzione B univoca, è una quantità, chiamo questo numero naturale. La cardinalità è lo scalino immediatamente precedente al concetto di numero naturale. Questi insiemi hanno in comune il numero di elementi che contengono. D'altro canto, se ci pensate bene, quando contate qualcosa, cosa fate? Questa è una domanda, di solito si risponde. Contate con le dita. 1, 2, 3. Associo a ciascun oggetto l'oggetto più semplice che ho portato in mano, cioè le dita della mano. Costruisco una funzione biunivoca tra le dita delle mie mani e gli oggetti da contare. E indico le dita con nomi, quindi con numeri diversi. Tante dita mi servono, tanti sono gli elementi dell'insieme, tanto è il numero naturale che esprime la cardinalità di quell'insieme. Il 5
ok, o il 3 in questo caso, è tutto ciò che hanno in comune tutti gli insiemi con lo stesso numero di elementi a cui posso associare i miei primi 3 bit della mano. Questo si chiama 3. Il 3 da solo non esiste, è un'astrazione, non c'è il 3. Ci sono 3 banchi, 3 tavoli, 3 cani, 3 gatti, 3 case, 3 oggetti, 3 fiori. Il 3 è un'astrazione, è la parte comune. Se io mi dimentico per un attimo di quello che segue il 3, 3 case, 3 cani, 3 gatti, il 3 è tutto ciò che questi insiemi hanno in comune, cioè la loro cardinalità, il fatto di essere in corrispondenza, in relazione, meglio, in funzione B univoca. Questo concetto che li accomuna prende il nome di numero naturale. Il numero naturale, okay, è tutto ciò che accomuna gli insiemi che stanno in questa relazione, hanno la stessa cardinalità. Quindi il numero naturale è una classe di equivalenza rispetto alla relazione, avere la stessa cardinalità. Questi due insiemi, non avendo la stessa cardinalità, questo ha due oggetti, questo ne ha tre, non potranno mai e poi mai essere messi in relazione univoca. Non esiste, non è possibile. Provateci se non ci credete. Afferrato questo, cioè afferrato l'idea di che cos'è il numero naturale, possiamo andare a esaminarli, a esplorare questo insieme. Se teniamo questo insieme U, sta per unitario, dentro ci metto, cosa volete che ci metta? Un fiorellino. Sì, ecco. Se era a San Valentino ci mettevo un cuoricino. Adesso potrei metterci il cappello di Babbo Natale, però non sono bravo a disegnare. Accontentiamoci del fiorellino. Questo è un insieme che ha un oggetto. Okay. Non fatevi distrarre dal fatto che ci sono, diciamo così, ci sono tre petali, magari uno pensa che conti per tre. Un papavero. Poi se vado in un campo ne trovo tanti e a questo posso unire un altro insieme, sempre con lo stesso oggetto o con un altro oggetto simile. E via dicendo, questa è un'operazione che posso ripetere tutte le volte che mi serve. Ma se questi sono gli insiemi, okay, le loro cardinalità sono una per il primo, una per il secondo, quando costruisco l'insieme unione con i due oggetti, questo ha una cardinalità, non c'è chi non lo intuisca, diversa, che contiene un numero diverso di elementi, a cui do la cardinalità, il nome e il simbolo di due. Ma che operazione ha fatto tra le cardinalità se gli insiemi li ha uniti? Cioè qual è lo spirito dell'unione riguardante le cardinalità? È una operazione, una somma. Somma o addizione. La somma è l'equivalente dell'unione per le cardinalità degli insiemi.
ciò che prima chiamavo unione di insieme adesso si trasforma, assume il nome di somma, di addizione. Unisco gli insiemi, sommo le loro cardinalità. E per somme successive a queste posso unire un altro oggetto, poi un altro ancora. E posso farlo tutte le volte che voglio. Per unione di insiemi unitari costruisco tutti i numeri naturali. I quali sono un insieme totalmente ordinato. E sappiamo bene questo cosa significa. Perché? Perché posso costruire, meglio, posso visualizzare una sequenza dove parto dal numero 1 e per passi successivi costruisco tutti quelli che mi servono. L'altra volta abbiamo fatto l'esempio del righello. Prendo un righello e lo copio tutte le volte che voglio, tutte le volte che mi servono. In questo modo, questa è la direzione in cui i numeri naturali crescono, è un insieme totalmente ordinato, presi due naturali diversi, so benissimo chi viene prima e chi viene dopo, è superiormente illimitato, non c'è un numero naturale più grande di tutti. Qualunque numero naturale lo prenda, posso sempre aggiungerci uno e trovarne uno ancora più grande. Ma, e qui viene il bello, sembra una cosa da poco, ma è una enorme conquista. Cosa c'è prima di questa? Nessuno. C'è lo zero. La risposta era nessuno fino al VI secolo d.C. Un indiano, astronomo di corte, un imperatore di India dell'epoca, ha introdotto il numero zero, che è la cardinalità dell'insieme vuoto. L'insieme privo di elementi ha cardinalità zero. Quindi il nostro insieme n è fatto in questo modo. 0, 1, 2, 3, 4, eccetera. Ok? 0 insieme vuoto, 1 insieme unitario, 2 insieme con una coppia e via dicendo. In questo modo possiamo costruire l'insieme dei numeri naturali. Ma oltre a questo abbiamo già visto che con i numeri naturali cosa ci posso fare? Queste bestioline tra loro interagiscono, non è che si ignorano. Come fanno a interagire questi oggetti? Con le operazioni. La prima è la somma. E prende questo curioso simbolo con una crocetta. La somma è un'operazione binaria, cioè agisce su due numeri per produrne un terzo. Quindi in realtà posso sempre pensarla come, poiché agisce su due numeri, opera su una coppia. Cioè da n per n. Se considero tutte le coppie di naturali, l'operazione di somma non è altro che una funzione da n per n in n. Perché? Perché il risultato di una somma è sempre un numero naturale. Sommo di un numero naturale, ottengo di un numero naturale. Un'operazione binaria opera su due, interna. Il risultato è ancora parte di n. Questi paroloni difficili se diventano bene, se no pazienza. Però sappiate che è un'operazione, qualcosa che agisce su coppie, che produce come risultato un elemento che fa parte dello stesso insieme con cui costruiscono le coppie.
questo non è una cosa da poco. Quali sono le proprietà di questa operazione? Beh, qui entra in gioco lo zero. Qualunque numero naturale lo prenda, prima proprietà, qualunque sia n piccolo appartenente a n grande, vale la seguente proprietà: 0 più n fa n. La somma con 0 restituisce il numero naturale da cui sono partito. Questo si riassume dicendo che lo 0 è elemento neutro per la somma. Cioè non altera l'operando su cui agisce. Un'altra cosa importante è ereditata. Questa è ereditata dall'unione. Insieme vuoto più unito qualsiasi insieme ottengo un insieme di partenza. Un'altra, sempre ereditata dall'unione, qualunque siano A e B naturali, A più B mi dà lo stesso risultato di B più A. La somma è commutativa. Lo era l'unione, deve essere anche la somma. Inoltre è associativa. Se ho tre numeri naturali, non mi importa l'ordine con cui faccio le somme. Posso sommare prima gli ultimi due, poi sommarci il primo, oppure il primo e il secondo e poi sommarci il terzo. Ok? Un altro parolone, che però non scrivo neanche sulla lavagna, è questo. Quando definisco un insieme ed ho un'operazione dentro l'insieme, ho costruito una struttura algebrica. Parlo questo di struttura. In matematica una struttura è un insieme e una regola per associare elementi dell'insieme. Non è proprio una relazione, perché la relazione è tra elementi, tra coppie e altri elementi. Definire un insieme è un'operazione, significa creare una struttura. Posso fare solo somme? No. In realtà tecnicamente sì, però posso chiamarli in modo diverso. Lì ti voglio. 2 più 2 più 2 significa 2 moltiplicato per 3. Moltiplicare un numero naturale per un altro significa sommare il primo a se stesso tante volte quanto indicato dal secondo. Una moltiplicazione non è altro che una somma ripetuta. Se devo fare una somma tante volte dello stesso numero, mi è più comodo chiamarla moltiplicazione, così la scrivo in modo più compatto. 2, il per potete scrivere quel puntino o con la x, un equivalente. Sommare, moltiplicare 2 per 3 significa prendere il primo numero e sommarlo a se stesso in modo tale che figuri 3 volte.
il trucco è tutto lì, in realtà è una somma ripetuta. Come tale ha queste proprietà. In quanto moltiplicazione, che tipo di operazione è? Anche questa è binaria, opera su due numeri. E il risultato è? Se moltiplico un numero naturale per un numero naturale, è un numero naturale, è un'operazione binaria interna. Se lo sono le somme, sicuramente lo è anche il prodotto. Dato che ogni somma è interna, faccio tante somme, non posso ottenere un numero che non sia naturale. Ok? Proprietà della moltiplicazione. Qualunque sia A e B naturali, A per B, C è anch'esso naturale, è interna, binaria. Ok? E realizza qualche proprietà dalla somma. A per, scusate, per B è identico a B per A, è commutativa. A è elemento neutro. Sì, l'1. 1 per A è lo stesso che A per 1, che A. L'elemento neutro della moltiplicazione è il 1. Invece lo 0 è l'elemento killer. 0 per A è uguale ad A per 0, che è uguale a 0. Qualsiasi numero moltiplicato per 0 fa 0. Se fai 0 somme, hai 0. Non sono niente. Ok? È associativa. A per B per C. Lo puoi fare in entrambi i modi. Non importa quale moltiplichi per prima. Ed è distributiva rispetto alla somma. A per B più C è la stessa cosa che A per B più A per C. La distributiva della moltiplicazione rispetto alla somma. Credo che questo ripeto, già viste tutte le medie, mi sbaglio. Tutto chiaro? Dimmi? Questa si chiama distributiva? Questa distributiva del prodotto, moltiplicazione rispetto alla somma. Se posso fare tante volte la somma, posso fare anche tante volte il prodotto. Non c'è limite alla fantasia. E che cosa ottengo? Fare A per A per A per A in modo tale che questa appaia B volte. Cosa mi dà? Mi dà una potenza A elevato alla B. Una potenza numero reale è un'operazione binaria interna che consiste nel moltiplicare
il numero in basso a sinistra, che si chiama base, per se stesso, tante volte quanto indicato nel numero in alto a destra piccolino, che si chiama esponente. Questa è la base per l'esponente. La potenza non è commutativa. A, la B non è via la data. Esempio, 2 la terza fa 8, tra la seconda fa 9. Tutto chiaro? Tuttavia anche la potenza ha alcune proprietà importanti. Per esempio, se moltiplico due potenze che hanno la stessa esponente ma basi diverse, posso fare il prodotto delle basi e poi elevare la potenza comune. Oppure posso moltiplicare due potenze che hanno esponente diverso ed è lo stesso che fare la potenza che ha come esponente la somma degli esponenti. Questa è una n, così sapete bene, la riscrivo. E infine faccio una potenza di una potenza, ottengo la potenza che ha per esponente il prodotto degli esponenti n per n. Qui vado veloce perché penso che voi le conosciate già. Sì. Bene. E adesso cominciano i guai. Perché? Beh, può succedere, e succederà sicuramente a breve, di dire, ma io ho due addendi e ho informazione sul risultato e su uno dei due addendi. L'altro non lo conosco. Qual è il numero che sommato a 1 mi dà 3? 2. 2, certo. Qui dentro ci va il 2. Che operazione ho fatto? Per esprimere il risultato ho bisogno di un'operazione nuova, perché non ho fatto una somma. Ho fatto l'inverso di una somma. Sapevo il risultato, ho dovuto cercare uno dei due operandi su cui la somma opera. Il 2, il risultato di questo problema, qui per chi ama i simboli possiamo mettere una x, un'incognita. Al posto della x metto 2, che è il risultato di 3 meno 1. Ho bisogno di un simbolo nuovo. Posso mettere più qua. Lei non posso esprimerla come sopra, almeno non in n. Ho bisogno di una nuova operazione. Quindi dire che definiamo la sottrazione. Dire che A è B meno C, un numero è uguale a un primo numero sottratto al secondo, significa dire che A più C ti dà B. Prendere, vediamolo in questo modo, fare un numero, scusate, diamo l'ordine alfabetico che così si ricorda, chi si ricorda meno. A meno B fa C,
se C più B da A. Fare un primo numero meglio un secondo significa trovare un terzo numero che sommato al secondo mi dia il primo. Questo di sottrazione. Qual è il problema? Beh, se prendo 4 meno 2, questo mi dà 2. Perché? Perché 2 più 2 fa 4. Più 2 mi dà 4. Se faccio 5 meno 1 ho 4. Perché? Perché 4 più 1 mi dà 5. Domanda: qual è il numero che sommato a 4 mi dà 3? Ma non è naturale, ahimè. Nessun numero naturale sommato a 4 mi dà 3. Perché? Beh, questo è abbastanza facile da vedere. Torniamo alla nostra scaletta dei numeri naturali. Sommare significa andare verso destra. Se sono sul 4 e sommo un 1 naturale, andrò sempre a finire su numeri più grandi di 4, mai su uno più piccolo. Non posso sommare un naturale a 4 e ottenere un numero più piccolo di 4, è impossibile. Ergo, la sottrazione è interna. No. La sottrazione non è interna. I numeri naturali non mi bastano più. Non sono mai contento. Se voglio risolvere problemi di questo tipo, dove conosco il risultato della somma e so uno degli operandi, cioè bisogno della sottrazione, mi servono numeri che stanno in un insieme più grande. Ok, finisco subito. Se questo è n, somma, prodotto e potenza da n mi fanno tornare in n. Ma se devo operare una sottrazione, esco da n, ho bisogno di un insieme più grande. Questo insieme più grande prende il nome di z, che non sta per Zorro, ma per l'insieme dei numeri relativi o interi, che cioè i naturali con il segno. Come giustamente prima avevo osservato qualcuno, il risultato di questa operazione è meno 1, cioè 1 numero naturale con segno meno davanti. Perché? Perché sta prima dello 0, un passo prima dello 0. Di fatto non faccio altro che clonare questa semiretta nella direzione opposta, cambiando di segno a ogni numero. Adesso ho una retta, ogni scalino, ogni passo di questa retta rappresenta un numero intero e z conta 0 più 1 ma anche meno 1 più 2 ma anche meno 2 eccetera. Tutto ciò che c'è in n col suo simmetrico rispetto a 0. Perché? Perché la sottrazione è interna in z, ma non in n. Ho bisogno di un insieme in modo tale che qualunque coppia di numeri io sottragga, il risultato fa ancora parte dell'insieme. Quello è z. Basta così.
Oh,